possiamo andare. Visto che Greco, come puntiamo questo 4-0? Ci dispiace perché le sensazioni potevano essere positive all'inizio, nel senso che la squadra secondo me nel tempo poteva fare qualcosa di interessante, aveva tenuto bene l'urto, poi è chiaro che l'espulsione ha cambiato totalmente la partita. Dispiace per la squadra, dispiace per la società e niente, questo è un altro step per noi per crescere, per migliorare, perché anche in questa situazione qui, in questa difficoltà qui, la squadra ha lavorato con sacrificio, con umiltà, e sono tutte prerogative che serviranno per andare a fare quello che vogliamo fare. Sicuramente l'equipa di 25esimo inciso notevolmente sulla partita, scombussolando letteralmente tutte le carte. Sì, è chiaro che ha inciso tanto, però questi sono errori che, ripeto, fanno parte del nostro percorso, del nostro step, che sapevamo che poteva essere questo, che potevamo pagare questo scotto qui, però i ragazzi oggi io ho poco da rimproverarli, da dirgli, è una responsabilità che mi prendo io volentieri, perché è una cosa che è giusto che sia così, e ho poco da dire alla squadra, ecco, da questo punto di vista. Che cosa sa da questa prestazione particolare? La fatica che hanno fatto nello stare lì in una difficoltà che era oggettiva, e noi sarà un campionato di difficoltà, di fatica, quindi il saper lavorare nonostante il risultato negativo, l'uomo in meno, è lì che si hanno miglioramenti sia come uomini che come professionisti. Quindi la squadra si porterà via questa cosa qui e da martedì si riprenderà a lavorare. Ho appena detto che secondo me la squadra aveva retto bene l'urto inizialmente, avevo delle buone sensazioni che nel tempo potevamo fare qualcosa di interessante, potevamo metterli in difficoltà per come avevamo preparato. È chiaro che poi l'espulsione, come ho detto prima, ha spostato completamente tutti gli equilibri e abbiamo fatto fatica. Il gol è venuto in quel modo lì, con una leggerezza, però poi la squadra ha lavorato, come ho detto, nella fatica, nella difficoltà, e questa è una cosa che ci portiamo dietro, perché comunque il nostro campionato sarà così, e quindi oggi comunque siamo migliorati da questo punto di vista. Abbiamo messo dentro fatica, abbiamo messo. Sempre, io lo vedo sempre per natura, perché penso già a quello che la squadra, dove si può ripartire, dove cosa comunicare, cosa serve, perché è un percorso lungo, come ci siamo detti in settimana, non si può pensare che oggi siamo pronti totalmente da questo punto di vista, quindi oggi è una sconfitta pesante che ci portiamo dietro, ma è una sconfitta che ci farà crescere. Grazie. In quei 24 minuti di un'espulsione, però, hai visto dei passi in avanti rispetto all'ultimo due partite? Secondo me sì, nel gioco sì, nella personalità abbiamo provato a fare delle cose, secondo me ci stavano venendo anche bene, lavoravamo bene nelle vie di mezzo con Nicolussi, Curto e Zaro stavano palleggiando bene, quella era l'idea, poi di andare a lavorare nella metà campo avversaria, cioè, abbiamo avuto delle cose interessanti, poi lì è stata tutt'altra partita. Anche gli impianti sono stati eroi individuali, no? Sul primo gol era una palla persa, opposta, in mezzo all'aria. Sì, ma è quello che ho detto prima, noi siamo una squadra quasi completamente nuova, ambiente nuovo, nel senso la Serie B, quindi gli errori individuali faranno sempre parte del nostro percorso. È chiaro che bisogna crescere da questo punto di vista, perché ovviamente gli altri fanno punti, però noi abbiamo ancora margine, il campionato è lunghissimo, è appena iniziato, oggi mettiamo dentro
un risultato negativo, ma per altri aspetti magari possiamo resettare tante cose. Hai osservato Menezzo uscire dal campo tra gli applausi, ho visto lì volevi cantare, ma no, beh, ma Jeremy l'avevo salutato prima che entrassimo in campo, quindi è stato bello rivederlo, ho vissuto degli anni belli, ricordi belli per me, è stato piacevole rivederlo e salutarlo. Mister, venuto dopo la prestazione di oggi, fiducioso sul futuro della sua squadra, visto che comunque ha tenuto bene in campo e, come ha detto lei prima, ha pagato forse qualche ingenuità di troppo? Ah, fiducioso la terza giornata per forza, cioè il nostro... È una squadra in costruzione, tanti ragazzi giovani da costruire, da costruire tecnicamente, tatticamente, come identità mentale. È un lavoro lungo, ma ci arriveremo, la squadra ci arriverà a fare quello che deve fare, a lottare, non ho dubbi da questo punto di vista. Un giudizio sulla regina e sull'ambiente che ha trovato stasera il Ganino? No, la squadra l'avevo già avvisata in settimana che avevamo trovato un ambiente che sa di calcio, con energia positiva, l'ho trovato così, la squadra è forte, può essere competitiva, ha un allenatore bravo, quindi avete tutte le prerogative per fare un campionato giusto. Sul tuo futuro vuoi dire qualcosa o preferisci? No, no. Il mio futuro non dipende da me, ci vediamo tutte le settimane, tre settimane che ci vediamo e ti dico sempre la stessa cosa, la cosa è molto chiara, lo sapete, ma aspettiamo che la società parli e sarà lei a comunicare quello che deve comunicare. Mister, oggi si è unito idealmente all'Italia, almeno da questo punto di vista un aspetto positivo, no? Tanti chilometri per unire l'Italia all'insegna di una sana sportività. Siete stati ospitati, mi sembra anche bene, avete visitato in bronzi e riace. Cosa ci può dire dell'accoglienza della società regina? No, lo sport è questo, che va oltre l'aspetto sportivo, ha una valenza sociale incredibile per noi italiani, quindi... È una filosofia di vita, quindi è un modo di essere nostro che unisce le persone, che va al di là delle proprie culture, del proprio modo di vivere. Quindi lo sport è questo, il calcio è questo in Italia, quindi ho trovato grande ospitalità da parte di tutti, è stato piacevole poter venire qui.